Oh! Oh, Boba Z Civil War, il film, no? me li presti? Vai, che li hai già letti quattro volte, cazzo. Bravo, quattro volte. Metti che voglio leggerli anche la quinta. A casa di zio, dai. Adesso io dovrei leggere te i fumetti. King. King. Fin dai tempi più antichi, il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni. Troni di spade, troni vuoti, troni senza paragoni. Fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga. Per leggere i fumetti. Ciao da Zcastle e benvenuti a Il Trono del Re. Questo è il mio Trono del Re, così come voi avrete il vostro, e ricordatevi, il Trono del Re è molto importante, già, perché al Trono del Re si parla di fumetti, perché qui si leggono i fumetti, ma non vorrete mica leggerli di sera, no? Che poi andate a letto, vi appoggiate il volume sulla pancia, state lì, vi rincoglionite, la mattina dopo non vi ricordate più un cazzo. Quindi andiamo subito a bomba a parlare di fumetti. Siete stati al cinema? Siete gasati per Civil War? Questa è Civil War. Sette numeri, uno dei più importanti crossover della Marvel di Mark Millar e Steve McNiven, due superstar veramente del fumetto. La campagna promozionale partiva tutto da qui. Da che parte stai? Due fazioni di supereroi che si combattono per un motivo molto particolare. Qual è quel motivo? La storia inizia così, inizia a Stanford, nel Connecticut, dove un gruppo di giovanissimi supereroi, si chiamano New Warriors, fanno parte di un reality che praticamente ha come tema quello di andare a caccia di supercriminali e assicurarli alla legge. Il più giovane si chiama Speedball ed è forse quello anche più avventato, ma sapete, c'è un problema, perché quando sei nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e incontri un terribile figlio di puttana, qualcosa può andare storto. Il terribile figlio di puttana in questione ha il nome di Nitro ed è un supervillain che ha il potere di assorbire l'energia cinetica e detonare come una bomba. Purtroppo questo avviene e avviene in un momento molto particolare del combattimento. L'esplosione avviene nei pressi di una scuola. Muoiono tra le 800 e le 900 persone. La maggior parte bambini. La saga di Civil War si apre con un dramma incredibile. Si apre con questa scena in cui Iron Man e Capitan America, volutamente su due pagine differenti, osservano quello che è accaduto. Scheletri ovunque, una bandiera degli Stati Uniti strappata, macerie. L'opinione pubblica è sotto shock, i genitori chiedono giustizia, le stesse autorità sia governative che religiose vogliono avere una risposta, addirittura una donna sputa in faccia a Tony Stark dandogli del lurido pezzo di merda per quello che è successo. Capite come può essere sconvolgente questa cosa? I supereroi si ritrovano perché sta succedendo qualcosa, sta veramente succedendo qualcosa di grave. Johnny Storm dei Fantastici 4 viene aggredito fuori da una discoteca e viene ridotto in coma da un gruppo di persone che normalmente lui non può reagire, perché sa che reagendo potrebbe ferire gravemente qualcuno oppure addirittura ucciderlo. Tutti i supereroi si trovano al Baxter Building per discutere su quello che sarà il futuro di tutti, perché è nell'aria l'atto di registrazione dei superumani. Per evitare questo tipo di catastrofi, di danni collaterali, tutti i superumani devono registrarsi, devono dichiarare la propria identità al mondo. Capitan America non è d'accordo. Iron Man sì, perché Iron Man è molto vicino in questo momento alle autorità governative, allo SHIELD, allo stesso presidente degli Stati Uniti. Capitan America invece decide che questa è una violazione della libertà di ogni supereroe, perché la loro identità segreta serve per tutelare non loro stessi, ma i loro familiari, le loro amicizie, i loro amori, i loro affetti. E questo non può avvenire. Quindi Capitan America, in un epico scontro all'interno dell'elibelibero dello SHIELD, scappa e diventa un fuggiasco, entra in clandestinità. È troppo tardi, perché Mr. Fantastic, Calabrone e Iron Man decidono con il presidente degli Stati Uniti che l'atto di registrazione si farà e che Capitan America non rappresenterà un problema. Il fumetto prosegue nei vari numeri, nei sette numeri, ma già nel numero 2 succede la cosa più importante di tutte. Ogni eroe decide se essere un cacciatore oppure essere un fuggiasco, ma c'è un supereroe in particolare
che è molto vicino in questo momento ad Iron Man e che si lascia influenzare dal suo consiglio, visto che ha un nuovo costume che porta i colori rosso e oro, esattamente quelli dell'armatura di Iron Man, e questa persona si chiama Peter Parker e decide di essere il primo supereroe a rivelare la propria identità al mondo. Questo è Civil War. Ogni film Marvel e DC parte prima da questi, parte dai fumetti. È qui che troverete le risposte a tutte le vostre domande e potrete soddisfare la curiosità, potrete rivedervi di quante volte volete e apprezzare di volta in volta delle diverse sfumature. Io ve lo consiglio veramente tantissimo perché Mark Millar è un genio veramente della narrazione e Steve McNiven è un artista veramente clamoroso. I numeri sono eccezionali, il ritmo è molto molto elevato e sarà bello quando vi ritroverete a vedere due grandi amici, due che hanno combattuto il male assieme, fianco a fianco, trovarsi in questa situazione, prendersi a pugni fino a che qualcosa non succede. E se volete scoprire come va a finire Civil War, andate a leggerla, perché i fumetti sono una cosa fighissima, i fumetti vi insegnano un sacco di lezioni. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video ovviamente fate un like e condividetelo con tutti i vostri amici. Il Trono del Re continuerà e continuerà a parlare sempre di fumetti, ma vorrei che il topic della prossima puntata lo decidiate voi. Dunque, io vi pongo due scelte. Le due scelte rappresenteranno appunto quello che per voi sarà la possibilità di scegliere tra un volume e l'altro. Siamo in abito di cinema? Civil War, certo, ma è anche appena uscito Batman vs Superman, Dawn of Justice. Il discussissimo finale del film? Bene, ve lo propongo. Versione originale, la morte di Superman di Dan Jurgens, fase importantissima della continuity DC. Vi propongo Batman Cappuccio Rosso, il ritorno in scena di un personaggio fondamentale nel mondo di Batman. Superman, la morte di Superman e Batman Cappuccio Rosso. Metterò due commenti sotto il video, quello che riceverà più like o più commenti diventerà il topic della prossima puntata di Il Trono del Re. E ragazzi, trattatelo bene il vostro trono, perché è il posto migliore dove leggere fumetti. Ciao ragazzi, buona lettura. Un saluto a Zed Castle.